politica. Prima di entrare nel vivo del nostro incontro, siamo lieti di avere con noi Monsignor Stefano Russo, segretario generale della CEI, il quale ci porta i saluti dei vescovi italiani. Grazie, Eccellenza, per la sua presenza. A lei la parola. Mi vedete adesso? Sì, ecco. Grazie, grazie Martina, grazie Lorenzo, saluti a tutti voi, in particolare i presidenti e gli assistenti dei gruppi sparsi in Italia e l'assistente anche Don Andrea. Carissimi amici della FUCI, sono felice di potervi portare il mio saluto in questo 69esimo congresso nazionale, che per tutti voi studenti universitari in Italia rappresenta un'occasione per confrontarvi, per vivere la dimensione democratica della federazione e riflettere su una questione di grande attualità per l'intera società. Il tema che avete messo al centro del vostro congresso, vale a dire la sfida che l'innovazione tecnologica pone all'università, alla Chiesa e alla società, ci accompagna già da alcuni anni. Ma il modo in cui si manifesta oggi, in questo tempo segnato in modo ineludibile dalla pandemia, è in un certo senso nuovo. Questo proprio perché la drammatica esperienza della pandemia ha diffuso, come mai era accaduto in passato, la consapevolezza di quanto la tecnologia possa essere fondamentale per la continuità dei rapporti personali e sociali, pur senza poterli sostituire. Questa direi anche una buona notizia, perché abbiamo visto come anche la stessa Chiesa in tanti luoghi dove non era abituata ad una familiarità con questi mezzi si è riuscita a uscire allo scoperto. E a mio parere questo ha portato un contributo notevole anche rispetto a un pensiero positivo rispetto a questi strumenti che spesso invece venivano visti un po' soprattutto con un atteggiamento di sospetto, fermo restando il fatto, ecco, di saperli utilizzare per quello che serve, non perché esistono, insomma. La stessa modalità in cui si svolge quest'anno il vostro incontro rappresenta in modo plastico questa situazione. Il titolo del congresso, Epoca 4.0, allude alle profondità delle trasformazioni in atto e direi, penso anche in qualche modo volutamente, riprende anche un'espressione che più volte è stata ripresa pronunciata da Papa Francesco, quando a un certo punto dice: stiamo assistendo non tanto ad un cambiamento d'epoca, ad un'epoca che cambia, quanto ad un cambiamento d'epoca. E l'impressione in realtà è che da un anno a questa parte siano cambiate diverse epoche. La tecnologia non è più soltanto uno strumento inteso in senso meccanico, ma incide nella struttura dei rapporti collettivi e nella stessa percezione che la persona umana ha di sé. Il suo impatto si intreccia con le conseguenze che la pandemia ha avuto nelle nostre comunità e ci chiama ad un discernimento coraggioso ed esigente. Come universitari cattolici siete in un crocevia privilegiato per svolgere questo compito e nella vostra realtà federativa potete rendere un prezioso servizio anche alla Chiesa che è in Italia. La FUCI ha una storia ultracentenaria e a partire da questa radice ha sempre saputo confrontarsi con il nuovo che emerge nella storia degli uomini e delle donne di ogni tempo. È quello che si propone di fare anche in questo 69esimo congresso. Abbiate sempre gli occhi rivolti al futuro. Siate terreno fertile in cammino con l'umanità. Siate rinnovamento nella cultura, nella società e nella Chiesa, vi ha detto Papa Francesco nel messaggio per il congresso straordinario del 2014. Parole lungimiranti che si rivelano di stringente attualità e illuminano il percorso evocato dal tema del vostro incontro. Il mio augurio è dunque che le riflessioni e il dialogo di questi giorni siano per voi di incoraggiamento a proseguire in un impegno culturale a servizio della comunità ecclesiale e civile. Buon lavoro e grazie. La ringraziamo calorosamente per aver portato i saluti della Conferenza Episcopale Italiana e anche per le sollecitazioni.
aver esplicitato la provocazione del Signore, la missionalità dei giovani nel campo dell'apostolato digitale, il web anche come comunione in cui è significativa la pastorale, anche nel senso, come sottolineava, della percezione umana che ha di sé lo studente, così come il cenno alla centralità del discernimento e al rinnovamento della cultura. La ringraziamo per questo, ma le siamo maggiormente grati perché, malgrado gli impegni pregressi, per cui sappiamo che dovrà presto lasciarci, ha voluto essere presente. E ringraziamo anche il presidente Sergio Mattarella per aver voluto provare con la sua consegna, che è quasi un caro mandato per noi, un investimento che sottolinea l'importanza delle nostre visione e missione. Lascio quindi la parola a Lorenzo per la lettura del suo messaggio, pregno dei capisaldi che ci contraddistinguono, quali il metodo della ricerca, la fatica del pensare e anche la gioia dello studio da declinare nella politica e nella società. Il Congresso Nazionale della FUCI costituisce da oltre un secolo un'occasione di riflessione e di confronto, non soltanto per il mondo universitario e per la comunità religiosa di cui la FUCI è parte, ma per l'intera società italiana. L'augurio che rivolgo ai dirigenti, ai delegati e a tutti coloro che parteciperanno in modalità telematica all'incontro è intenso, nella certezza che i temi e lo svolgimento del dibattito porteranno risultati positivi. La vitalità dei corpi sociali e delle formazioni intermedie è decisiva per la qualità del nostro modello sociale e della stessa democrazia. Siamo fin d'ora consapevoli che la ripresa dei pieni ritmi della vita dell'Italia produrrà una nuova stagione di sviluppo, più equo e sostenibile, se ci sarà un ampio concorso di forze e una significativa alleanza tra istituzioni ed espressioni della società. La FUCI può vantare nella propria storia testimoni di straordinario valore che hanno contribuito alla liberazione del Paese, alla Costituzione e alla ricostruzione nella libertà. Anche oggi siamo chiamati a porre in campo la necessaria innovazione con il rispetto della pluralità, delle differenze, dei diritti della persona. Il titolo scelto per il Congresso è una premessa d'impegno. Le giovani generazioni non potranno che essere protagoniste del futuro dell'Italia e dell'Europa che a loro appartiene. Salutando e quindi ringraziando Monsignor Stefano Russo, ne approfitto per cedere la parola ad Ernesto Diaco, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università. Gli siamo soprattutto grati per la vicinanza e l'amicizia che ha sempre mostrato nei nostri confronti. A te la parola. Grazie a tutta la Presidenza nazionale e in particolare il mio grazie va a Martina e a Lorenzo che sono le persone con cui spesso mi sento sempre presenti. Grazie per la vostra partecipazione, per il contributo che sempre portate e dico grazie a tutti attraverso di loro perché ho molte occasioni, non solo quella di oggi, per vedere da vicino e anche per seguire un po' il vostro cammino, per vedere la vostra generosità, la vostra passione, per vedere e raccogliere anche le vostre domande. Ecco, devo dire che quando Martina e Lorenzo vengono, ci incontriamo, sono tante le domande, non le curiosità, ma proprio le domande che nascondono, anzi no, manifestano un senso di responsabilità, un coinvolgimento e il voler capire anche il cammino della Chiesa e dell'università, ma voler capire per voler dare un contributo. Ecco, questa è sempre l'impressione che ricavo dai nostri incontri, che come dicevo sono frequenti, così come vi ringrazio per la sintonia dei temi, dei percorsi che veramente condividiamo. L'anno scorso ricordo bene come al centro del pastorale universitaria del nostro percorso nazionale avevamo messo il tema della comunità, l'università come comunità, e lo stesso tema l'ho trovato, l'avete approfondito anzi forse più di noi,
nel vostro congresso, nei vostri momenti. E anche il tema di quest'anno è in fondo uno dei punti del manifesto che la CEI e la CRUI hanno sottoscritto insieme 2 anni fa, in cui si parla appunto anche di cultura digitale e di bene comune. Ecco. Io mi limito a queste parole, a questo saluto e a questo augurio, ma soprattutto grazie e andiamo avanti insieme. Ti ringraziamo Ernesto per aver condiviso con noi queste parole. Si tratta di una strada comune di interrogativi che hanno sempre intrecciato i nostri percorsi e la vita comune con la Chiesa, che anche grazie al tuo volto è stato possibile sempre scoprire nuovamente. Siamo felici anche della citazione al manifesto, che ci consente di guardare al futuro con le nostre parole, quelle della sapienza e dell'umanizzazione, quindi davvero molte grazie. Invito adesso Maddalena Piavaioli, segretaria generale per la Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali, a portarne i saluti. La ringrazio per la profonda sensibilità e il prezioso sostegno che sempre non cessa di riservarci. A te la parola. Grazie Martina, grazie a Lorenzo in particolare, anche se attraverso di voi il mio saluto va a tutta la FUCI. Allora, dopo la parola di persone così importanti, il mio vuole essere semplicemente un saluto fraterno, un saluto e un augurio, che veramente è il saluto di camminare su quella strada che vi ha indicato chi vi ha preceduto e che ha lasciato, già ne ha fatto cenno il Presidente della Repubblica e altri, veramente un segno indelebile nella storia del nostro paese e della Chiesa in Italia. Chiaramente non mi fermo a far memoria dei tempi di formazione di Monsignor Montini e di tutta la generazione che ha fatto il paese, che ha costruito insieme con altri il paese, ma sicuramente un invito a saper apprendere dalla storia, perché ho visto che nel vostro cammino siete ben attenti alla storia. Vi ringrazio per l'impegno, vi ringrazio per la vostra amicizia e mi riferisco in particolare alla bella relazione che si è costruita in questo anno con Martina e Lorenzo. Direi che è un'esperienza di scambio intergenerazionale veramente bella, oltre che di chiesa, perché è quello che cerchiamo di fare insieme. E grazie perché anche nella CNAL siete una presenza. È una presenza importantissima, perché siete una delle voci giovani della Chiesa che sanno indicare il futuro. Sapete essere sentinelle. Ho letto questi giorni le vostre tesi congressuali e vorrei fermarmi a qualche sottolineatura, qualcuna l'ha già fatta, Monsignor Russo. Devo dire prima di tutto che le ho apprezzate moltissimo e è bello sentir parlare con tanta competenza, con tanta profondità, ma anche con tanta ricerca e con tanto desiderio di costruzione. In particolare vorrei soffermarmi come augurio e come sfida a quella che voi avete presentato come un rischio oggi. Dice: non si presta un'attenzione prolungata e penetrante al cuore della vita. Non si riconosce ciò che è essenziale per dare un senso all'esistenza. La sfida della saggezza è la sfida dell'università,
la formazione di un pensiero critico, la ricerca del dialogo e del confronto. E come l'attuale esperienza universitaria per tanti può, nella moderna società liquida, correre il pericolo che si perda di vista l'autentica missione della cultura e della ricerca, che è rendere l'uomo più uomo e l'umanità più umana. E ancora, la necessità, ecco, di questo farlo insieme. Più di una volta avete detto che non basta la comunità digitale, occorre costruire relazioni, rapporti, e credo che è quello di cui c'è più bisogno. Auguri quindi che si fanno invito, si fanno speranza per voi e per la vostra associazione. E di quali auguri vorrei farmi portatrice? Che continuiate nel cammino iniziato di una preparazione seria, di una formazione critica, di una lettura sapienziale della vita, che si fa impegno concreto di fare storia nella ricerca del vero bene comune. Avete parlato più volte nelle tesi di una umanizzazione necessaria. Credo che ce n'è tanto bisogno. Ma vorrei dire, permettetemi, a fare attenzione a un rischio che potreste correre. Non fermatevi alla condivisione nei vostri gruppi, per quanto bella e interessante. Uscite fuori. Gridate con la vita la gioia e la bellezza di essere cristiani e cittadini responsabili. E coinvolgete amici e colleghi con la vostra passione e il vostro impegno contagioso. La società e la Chiesa, la CNAL nel piccolo, hanno bisogno di voi. Il mondo grida, ha bisogno di senso. Siate una luce, per quanto piccola, nella notte, ma una luce che indica l'aurora. E di questo abbiamo bisogno. Auguri veramente affettuosi a tutta l'associazione. Ti ringraziamo molto, Maddalena, per la fraternità, quel gareggiare nello stimarci anche nella formazione sapiente, con l'attenzione all'edificazione, al paese e all'apprendimento della storia. Siamo davvero felici del tuo invito. Voglio citare delle tue parole che mi sembrano particolarmente importanti. Gridare con la vita la gioia di essere cristiani e essere cittadini responsabili. Grazie per averci ricordato l'importanza del dialogo a partire dallo stato di realtà. Mi viene da dire una lettura teologica alla luce del senso che siamo chiamati a restituire. Siamo lieti di avere con noi il neoeletto presidente della Fondazione Fulci, Michele Nicoletti. Lo ringraziamo per essere qui con la sua profonda sensibilità e il prezioso sostegno che ci ha riservato. Grazie davvero a te, Michele, e ti do la parola. Grazie Martina, grazie Lorenzo, grazie ai fucini e alle fucine della Presidenza e del Consiglio di tutti i gruppi. Sono molto lieto di poter essere qui a questo congresso a portarvi il saluto della Fondazione Fuci. Per me, come dire, la prima occasione di uscita pubblica, dato che ho assunto questo incarico da pochi giorni, e quindi voglio anche rivolgere un ringraziamento a chi mi ha preceduto nella guida della Fondazione Fuci, in particolare un pensiero a Mario Brutti, che ci ha lasciato qualche mese fa in mezzo a questa brutta pandemia. E ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nel Consiglio di Amministrazione,
passato ma anche presente per lo straordinario impegno che hanno profuso per mantenere vivo il patrimonio della Fondazione. Come sapete, la Fondazione Fucci ha il compito di custodire e valorizzare il patrimonio che nel corso di questi tanti anni, sono 125, si è accumulato. Non è solo un patrimonio materiale e documentario, un archivio che in qualche modo contiene un pezzo di storia non solo della Fucci ma della società italiana. Questo patrimonio è anche però il patrimonio umano fatto da tutte le fucine e i fucini che in questi 125 anni hanno vissuto questa straordinaria esperienza, e questo penso che vada ricordato. Noi tutti abbiamo, come dire, un ricordo orgoglioso dei grandi fucini e le grandi fucine che hanno dato un contributo importante, li ha ricordati prima il presidente Mattarella. Ma la storia della Fucci è fatta anche dalle persone normali, è una storia quotidiana, è una storia di persone che hanno lavorato nelle università, nelle professioni, nelle loro chiese locali, nelle famiglie. E penso, il mio invito è a raccogliere un po' tutta questa straordinaria storia in cui voi stessi tra qualche anno andrete a stare, quando avrete finito il vostro mandato, perché forse una delle cose belle della Fucci è la sua intensità, ma anche il fatto che poi uno parte e spicca il volo per il mondo e quindi cerca di dare il suo contributo all'esterno, e questa è una cosa straordinaria. Mi piacerebbe che in questo 125esimo anno, assieme alla Federazione, riuscissimo a fare memoria vivente di questo patrimonio, soprattutto della lezione di stile, di metodo, di vivere una fede che si sposa e non divorzia dalla cultura, una grande passione per la democrazia e soprattutto il coltivare la libertà della coscienza. Presidente Righetti, presidente con la Fucci di Montini nel 1930, aveva questo motto, questo invito: bisogna cercare e avere gradita la feconda e ardua fatica di pensare con la propria testa. E penso che questo è proprio un bel messaggio: cercare, perché non è facile, e avere anche gradita e gustare il fatto di pensare con la propria testa. Proprio quella lezione di quegli anni dovrebbe essere una lezione per l'oggi, per misurarci con questo tema importante dell'innovazione, la centralità della coscienza, in cui i grandi maestri della Fucci hanno cercato di educare le generazioni appunto al pensare con la propria testa e a trovare nell'ispirazione della propria vita, nella propria interiorità, nelle fonti spirituali, nella riflessione, la ricchezza a cui attingere nei momenti complessi. Sono molto contento che abbiate scelto questo tema dell'innovazione. Anch'io ho apprezzato le tesi che avete scritto, che come sempre sono un monumentale esercizio, come dire, di riflessione collettiva. E voi avete una responsabilità, perché siete quel pezzo, diciamo, di umanità e di comunità credente che abita nell'università, che è uno dei luoghi principali dell'innovazione. Quindi non solo dovete, come dire, cercare in tutti gli angoli che cosa c'è di nuovo per voi e farvi guidare dalla curiosità per le cose nuove, ma anche scoprirle per gli altri. Goethe ha una bellissima immagine, qui chiudo, in cui dice: ci sono due cose che i figli possono e devono chiedere ai loro genitori: le radici e le ali. E io penso che appunto uno dei compiti della Fondazione Fucci rispetto alle nuove generazioni sia un po' questo, di accompagnarle in questa ricerca delle radici e possibilmente aiutarli a trovare le loro ali al servizio non solo della loro vita, ma quella della comunità più ampia. Buon congresso e tanti auguri per tutto.
Grazie mille Michele per gli auguri e per aver voluto sottolineare l'importanza della valorizzazione della memoria storica anche attraverso la memoria e la testimonianza degli ex fucini e dell'archivio che ci sono carissimi. Ti ringraziamo anche per aver riportato al nostro cuore le colonne della Fuci, lo stile, il metodo, la fede che per l'appunto non divorzia dall'intelligenza, la passione per la democrazia e la libertà della coscienza, a partire da una mente educata da una sorgenza spirituale. Grazie anche per aver richiamato Goethe nella doppia dinamica delle radici e delle ali. Invito adesso Giuseppe Elia, presidente nazionale del MEIC, a portarne i saluti. Siamo lieti della sua calorosa presenza perché con questo ribadisce la necessità della rete di cooperazione, di fraterna alleanza per edificare nuove forme di convivenza. A te la parola. Grazie Martina. Un caro saluto a tutta la presidenza della Fuci e a tutti gli amici e le amiche della Fuci. Vi porto il saluto mio personale anzitutto e di tutto il MEIC naturalmente. Non è un saluto formale il mio perché c'è in esso tutta l'amicizia che ha contraddistinto anche questi anni di collaborazione e di condivisione di alcuni obiettivi comuni. Soprattutto in questi ultimi anni a me sembra, però forse dovreste essere voi a valutarlo, il rapporto tra Fuci e MEIC a livello nazionale, ma anche in alcune realtà locali, si è fatto più stretto e vorrei che negli anni prossimi, almeno io me lo auguro, anche perché io chiuderò tra pochi giorni il mio impegno come presidente nazionale del MEIC, negli anni prossimi potesse generare nuove iniziative e anche nuove forme di presenza, in particolare dentro l'università. Io credo che al MEIC interessi questa relazione, non lo dico per piaggeria, ecco, per farmi bello di fronte a voi, ma davvero interessa questa relazione. Per ragioni storiche, certamente, perché abbiamo una storia che è fortemente intrecciata, ma perché, ed è questo l'aspetto a mio giudizio prevalente, l'attenzione al rapporto intergenerazionale per noi più adulti del MEIC significa anzitutto accrescere la presenza e la qualità dell'essere universitari cristiani. Questo credo che sia un elemento che deve riguardare certamente voi, ma riguarda anche molto noi. Quindi non abbiate timore di chiedere ai gruppi MEIC locali e al MEIC nazionale un impegno in questa direzione. Non smettete di chiedere, perché credo che vi sia dovuto. Così pure credo che il MEIC possa molto utilmente essere innervato di amici della Fuci che, usciti dall'esperienza universitaria, desiderano ancora trovare spazio di dialogo culturale e anche di formazione personale e di impegno per un profondo, radicale rinnovamento della Chiesa e del mondo che abitiamo. E in questi ultimi anni alcuni gruppi MEIC si sono costituiti proprio con la disponibilità di alcuni giovani che erano usciti dalla Fuci. E mi pare questo un segnale interessante che potrebbe essere replicato anche in futuro. Io credo che noi dovremo riflettere molto nel prossimo triennio su come, anche insieme all'Azione Cattolica, rendere più efficace la nostra presenza nel mondo della cultura. E ciò domanderà necessariamente anche una revisione delle nostre forme organizzative. Ne abbiamo già parlato in passato, abbiamo fatto dei
timidi accenni fino a questo momento. In realtà credo che la questione vada affrontata in modo un pochino più diretto. E vorrei chiudere con dei ringraziamenti, in particolare il primo lo faccio a Martina, che conclude il biennio del suo impegno come Presidente nazionale. La ringrazio dell'amicizia e dei dialoghi avuti con lei in questi anni. Martina sa quanta stima ho di lei e le auguro naturalmente un futuro bello. E faccio i miei auguri a Lorenzo e a tutta la presidenza che si costruirà in questi giorni e per l'esperienza che si apre. Per ora mi fermo qui, tanto poi avremo modo ancora di risentirci nei giorni prossimi, perché continuo a far parte anche di questo Consiglio centrale della FUCI, qui avrò modo di dire ancora altre cose. Auguri davvero per un buon congresso nazionale. Grazie mille a te, Beppe, per non solo per aver rilanciato con la schiettezza che ti contraddistingue, anche l'importanza di mettere in campo sicuramente nuove iniziative, anche nuovi percorsi unitari in ambito universitario a motivo della storia e del rapporto intergenerazionale, ma anche alla tua sempre presente attenzione al mondo della cultura. E, personalmente mi permetto di dire che la stima è del tutto ricambiata. Ho incontrato un ottimo compagno di viaggio e posso dirlo anche a nome della Presidenza e a nome della FUCI. Siamo lieti di aver avuto la possibilità di interfacciarci e di poterle interloquire con un tale Presidente nazionale del MEIC, quindi ci tenevo particolarmente. E adesso passerei la parola a Michele Tridente, vicepresidente del settore giovani, della cui presenza godremo anche noi nei prossimi giorni, perché possa portare i saluti del settore e anche delle articolazioni. Sì. Grazie Martina per la parola e poi ti ringrazierò un po' alla fine per questi anni condivisi. Anche per me, come per Beppe, si chiudono 7 anni di servizio in Presidenza nazionale, quindi abbiamo avuto modo di collaborare con tanti presidenti e presidenze della tante presidenze della federazione, ecco, quindi anche di questo ringrazio l'associazione, ringrazio il Signore. Provo a dire qualche pensiero, ecco, a partire da quello che ho ascoltato e che abbiamo, insomma, un po' condiviso, ho letto nelle tesi congressuali. È molto bello ricordarci che il congresso è anche un'occasione, oltre che per guardare al futuro, per fare memoria, no? in qualche modo. Lo richiamava il presidente anche Mattarella nel suo messaggio. Ecco, storia e futuro non sono in contrapposizione, ma proprio la nostra storia comune di Azione Cattolica, di MEIC, di FUCI, no? di realtà che vengono un po' da una stessa radice, ci insegna che custodire la memoria implica l'obbligo, il dovere morale di costruire il futuro. E proprio la nostra storia ci insegna che ciascuna delle nostre realtà, soprattutto nei momenti più difficili, più particolari della storia della Chiesa, della storia del Paese, sono state capaci di scorgere, a volte di anticipare i segni dei tempi. Penso alla grande stagione del Concilio, penso ai testimoni che sono stati poco fa richiamati. Ecco, il nostro compito di giovani è quello di essere protagonisti di questa sfida grande dell'innovazione
che il tema del congresso richiama, che è una prova importante non solo da un punto di vista delle competenze che ciascuno è chiamato a sviluppare nell'ambito specifico dell'università che la FUCI, ma anche il settore giovani in qualche modo abita, ma anche da un punto di vista etico, direi, da un punto di vista dell'interrogarci sul rapporto tra l'uomo e la tecnologia e dell'interrogarci in maniera positiva su quanto l'innovazione può sostenere, ad esempio, il percorso della sostenibilità. Non a caso nel PNRR, no? Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che insomma, l'Europa ci ha chiesto di sviluppare per questa fase importante di rilancio post pandemia e che la FUCI ha anche molto opportunamente approfondito con un appello che insieme all'AIDU e al MEI che abbiamo condiviso. Non a caso il PNRR, dicevo, mette insieme l'innovazione tecnologica e la transizione ecologica, proprio perché non ci può essere innovazione senza un'attenzione alla sostenibilità ambientale, anzi l'innovazione deve essere a servizio della transizione ecologica, della sostenibilità. Il congresso è anche occasione di rinnovo degli organismi democratici della federazione, e questo dice anche una fecondità, no? di un impegno che non si chiude sempre sulle stesse persone, ma che gratuitamente si apre al futuro. È anche un po' provvidenziale il fatto che in questi stessi giorni anche l'Azione Cattolica vive la sua Assemblea Nazionale, vivendo un po' le stesse occasioni, le stesse scelte di un rinnovamento non solo nel pensiero ma anche nelle persone. Dal nostro punto di vista dico la volontà di continuare a collaborare insieme come settore giovani, come Azione Cattolica, nella consapevolezza che siamo parte della stessa storia, che veniamo dalle stesse radici e che in particolare come settore giovani e federazione serviamo le stesse persone. Serviamo i giovani nella vita universitaria, nella vita parrocchiale, nella vita degli ambienti e a loro siamo chiamati a portare sempre più il nostro servizio gratuito, la nostra competenza, la nostra volontà di avvicinarli in ultima istanza al Signore. Auguri di buon congresso, ricordandoci e accompagnandoci reciprocamente, e insieme al saluto e alla gratitudine dell'Azione Cattolica Italiana per tutti coloro che si prenderanno, no, una responsabilità per il prossimo biennio, no, federativo, c'è anche il ringraziamento per il tratto di strada condiviso per Martina, che insomma finisce questo impegno di presidente nazionale, e per Lorenzo che lo continua, e per tutti gli altri amici della presidenza che o terminano il loro servizio o che continuano. È stato un bel tratto, credo, no, di strada da percorrere insieme, e speriamo davvero che anche i prossimi anni possano essere sempre più un'occasione, un tempo di collaborazione e di lavoro comune, fecondo, tra l'Azione Cattolica e la Federazione. Ancora buon congresso e auguri. Grazie mille Michele per gli auguri e per la vicinanza che ci mostri. Ci hai ricordato anche un po' il percorso che ci ha tenuti insieme durante quest'anno, rilanciando anche per il futuro. Per questo vogliamo sicuramente ringraziarti. È importante la nostra cooperazione negli ambiti di vita che serviamo, quindi davvero molte grazie. A questo punto è giunto il momento di entrare nel vivo del,
nel vivo del nostro incontro. E questa sera ci confronteremo con una maggiore, diciamo, con un maggior impegno in quello che è l'ambito di interesse del nostro tema, epoca 4.0, università, chiese e società alla prova dell'innovazione. A tenere la prolusione sarà Monsignor Paglia. E noi ci teniamo particolarmente perché riteniamo che sia importante sottolineare l'importanza di un momento pubblico come quello del Congresso Nazionale. Si tratta dell'appuntamento di maggiore rilevanza per la nostra vita federativa e l'opportunità di riflettere con uno sguardo critico insieme ai relatori e agli esperti di altissimo livello e altissimo profilo scientifico e istituzionale circa le questioni, le riforme, le prospettive dell'università, della Chiesa e del Paese. È all'interno di questa cornice che la FUCI si interroga sui mutamenti del nostro sistema, sulla qualità formativa che la proposta digitale è in grado di esprimere, sulle continue trasformazioni che subisce in un contesto nazionale e internazionale in rapida evoluzione. Nel corso dei lavori del congresso vengono redatte, emendate e concluse le bozze delle tesi congressuali, che esprimono l'elaborazione dell'approfondimento e della ricerca in merito alla tematica appena citata. Crediamo che sia importante sottolineare la peculiarità di questa iniziativa e la sua straordinaria valenza. L'azione della FUCI è tutta volta in questa sede alla costruzione di un orizzonte di senso nell'università, di un modello di chiesa radicale e di un paradigma politico illuminante che quindi presuppone quali soggetti protagonisti di tale trasformazione. Questo approccio costruttivo è fondamentale, sono questi infatti gli anni in cui si costruisce il rapporto tra sapere universitario e realtà culturale, sono gli anni in cui si impara e si sperimenta la ricerca e l'amore per la verità. Anche la coscienza, lo ricordavamo prima, è pienamente coinvolta. Viviamo infatti in questi anni l'instaurarsi di un delicato equilibrio tra cultura e saperi da un lato e tra saperi e fede cristiana dall'altro, perché l'esperienza universitaria spinge a pensare e a vivere la fede con uno stile aderente al reale. La cultura e i saperi, come ha più volte ripetuto Papa Francesco, sono essenziali per non assuefarsi all'esistente o peggio ancora all'apparenza e ai luoghi comuni. Sono un autentico strumento critico e di disincanto essenziali per gli uomini. La scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana, che è un dono di Dio, disse Papa Giovanni Paolo II nel 1981. Benedetto XVI scrisse nella Caritas in Veritate che la tecnica esprime la tensione dell'animo umano verso il graduale superamento di certi condizionamenti materiali. Romano Guardini, nel suo libro La fine dell'epoca moderna, suggeriva alcune attenzioni che è bene avere. Infatti, diceva di non credere che ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di valori. Perché sia davvero progresso, infatti, l'uomo deve esserne educato. I cambiamenti che l'innovazione sta portando all'università, alla Chiesa e alla società sono evidenti. Riteniamo che non possiamo rimanere indifferenti rispetto a questi, ma fermarci e riflettere. Papa Francesco ci esorta a non arrenderci al paradigma tecnocratico. Non possiamo vedere intorno a noi solo cose e persone da sfruttare. Rassegnarsi a questo vuol dire non essere più liberi. In questi mesi di preparazione al congresso abbiamo deciso di essere liberi. Abbiamo deciso di pensare, approfondire e riflettere. Abbiamo deciso di fare cultura. Proprio della persona umana, il non poter raggiungere un livello di vita veramente pienamente umano se non mediante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della natura. Perciò, ogni qualvolta si tratta della vita umana, natura e cultura sono quanto mai strettamente connessi. Con il termine generico di cultura si vogliono indicare tutti quei mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo. Con l'andar del tempo esprime, comunica e conserva nelle sue opere
le grandi esperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano. Con queste parole della Gaudium et Spes e con la consapevolezza di questa alta missione a cui ci richiamava anche il presidente Mattarella, in quanto studenti dell'Universitas vi auguriamo un buon congresso. Grazie mille Lorenzo. Adesso appunto entriamo nel vivo del nostro incontro. Questa sera ci confronteremo insieme, come dicevamo, sul tema dell'innovazione e a tenere la prolusione sarà per noi Monsignor Paglia, attualmente presidente della Pontificia Accademia per la Vita, gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia, membro della Congregazione delle Cause dei Santi, membro della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, membro del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Nel 2020 è stato nominato Ministro della Sanità del Governo italiano, Presidente della Commissione per la Riforma dell'Assistenza Sanitaria e Sociosanitaria della Popolazione Anziana. Abbiamo appunto il piacere di averlo con noi e l'invito si deve alla metodologia, agli strumenti, agli oggetti delle sue ricerche, consistenti in uno sguardo comunitario a partire dagli ambienti dei media digitali che si configurano come sfida attualissima per i laici anche nella costruzione di una chiesa e di una università sempre più altre. Nel ringraziarla per essere qui con noi, le chiedo appunto di parlarci della dimensione comunitaria come ricerca di una mediazione tra formazione e strumenti di solidarietà e quindi di proporci una concezione come fulcro, che abbia come fulcro la sapienza. E per questo le cedo la parola. Grazie, sono molto lieto di questo invito, grazie quindi a Martino Lorenzo, ma poi la presenza anche di Nicoletti e Beppe Lia mi rendono un po' più familiari, mi rimandano non alle radici, ma quando molto giovane partecipavo alle attività della FUCI di Roma con il mio professore di italiano in seminario. Quindi mi sento a casa perché era uno dei momenti particolarmente vivaci. Siamo 68, il concilio, e quindi tempi straordinari che a mio avviso sono un po' nel cuore anche di questa relazione, di questo vostro convegno, perché il cambiamento d'epoca di cui parla Papa Francesco e Monsignor Russo ce l'ha ricordato, non è repentino, risale certamente dagli anni 45, da quando per la prima volta nella storia umana la tecnica con il nucleare ha avuto la possibilità di distruggere l'intera umanità. Questo non era possibile mai prima della storia che noi conosciamo. E allora comincia il cambiamento d'epoca, che poi dal nucleare è passato all'ecologico e oggi alle nuove tecnologie. Quindi in questo senso noi ci troviamo davvero nel cuore del potere della tecnica come possibile intervento in maniera globale all'interno della storia umana. Per questo io farò questa mia riflessione, la dividerò in tre parti, tre brevi capitoletti. La tecnologia oggi, poi quale etica richiede questa tecnologia, poi come raccordare tecnologia, antropologia ed etica, ed infine come conclusione l'esperienza che la Pontificia Accademia per la Vita ha promosso circa la Rome Call for AI Ethics. Con questa iniziativa abbiamo voluto prendere parte attiva in un processo che riguarda il futuro della società. Devo dire che non è nata direttamente, è nata per invito del nuovo presidente della Microsoft, il successore di Bill Gates, Brad Smith, il quale un giorno venne a trovarmi e mi chiese: senta, noi vorremmo che la Pontificia Accademia per la Vita, che la Chiesa, potesse accompagnarci. Noi siamo tutti ingegneri,
nel suo centro in California, mi disse, siamo 50.000 ingegneri. Ogni settimana siamo condannati a creare nuove tecnologie che sono potentissime, o nel bene o nel male. Abbiamo bisogno non di un congresso, ma di un accompagnamento per considerare la dimensione etica e umanistica di queste nostre ricerche. Nacque da lì l'idea di una compagnia libera, un'alleanza intellettuale, dove da una parte veniva chiesto alla Chiesa Cattolica in maniera specifica: noi vorremmo che la tradizione antropologica, umanistica ed etica della Chiesa ci aiutasse a rendere umane le prospettive tecnologiche. Così è nata questa iniziativa che alla fine accennerò. Premetto un piccolo chiarimento di vocabolario. Utilizzerò il termine tecnologia per indicare il sapere relativo alla tecnica, intesa appunto come fenomeno reale che include strumenti e processi. L'uso al plurale del termine, cioè tecnologie, indicherà invece gli specifici artefatti che grazie a questi saperi e procedure vengono poi costruiti. Impiego cioè il significato che la parola ha assunto nell'uso corrente, in conformità al quale alcuni parlano anche di intelligenze artificiali, con riferimento ai molteplici dispositivi a cui gli algoritmi possono essere congiunti. Affido poi la precisazione del significato del vocabolario ai contesti in cui verrà spiegato e che dovrebbero aiutare a chiarirne la portata. Allora, primo punto. Noi ci troviamo in un cammino dell'umanità nella quale abbiamo visto numerosi sconvolgimenti che nel modificare le conoscenze sulla realtà hanno anche dislocato la sua posizione nell'universo. L'uomo si è trovato sospinto sempre più verso regioni periferiche. Con Copernico la Terra ha perso la sua collocazione centrale nel sistema planetario. Con Darwin la specie umana è stata iscritta nella concatenazione evolutiva delle altre specie animali. Con Freud, l'io ha scoperto che quel controllo totale che credeva di avere sulle proprie facoltà era illusorio, trovandosi sottomesso a spinte inconsce che influiscono su decisioni e comportamenti. Ognuno di questi passaggi ha comportato non solo trasformazioni sul modo di comprendere la realtà fisica, biologica o psichica, ma anche una nuova autocomprensione. Del resto, la storia della tecnica, con la maiuscola, mostra che anch'essa ha conosciuto vere e proprie rivoluzioni, in particolare nel campo dell'industria. Si parla di una prima rivoluzione in cui la macchina a vapore ha sostituito la forza umana. E solo per segnalare la rilevanza sociale delle invenzioni tecnologiche, notiamo quanto tale sviluppo sia stato intrecciato con il graduale superamento della schiavitù, almeno nella versione classica. Una seconda svolta si è realizzata con l'avvento dell'energia elettrica, dell'acciaio e della chimica industriale, che all'inizio era rilevante soprattutto per l'agricoltura. Siamo nei tempi, appunto, quando queste innovazioni spinsero Papa Leone XIII a parlare del Rerum Novarum. Oggi questo terzo passaggio riguarda una nuova prospettiva tecnologica, quella dei robot, quella dell'intelligenza artificiale. E in questo senso c'è bisogno di una nuova riflessione di fronte a queste Rerum Novarum. Questa panoramica che ho appena tratteggiato ci è sufficiente per cogliere quanto profondi siano stati i cambiamenti che nella storia hanno inciso sul modo di vivere e di lavorare
dell'intera umanità. Però, per rendersi conto della specificità del cambiamento che stiamo vivendo, occorre aggiungere che le tecnologie dell'informazione operano in stretta connessione con quelle che vengono definite tecnologie emergenti e convergenti. Con tale denominazione si indicano le nanotecnologie, le biotecnologie e le scienze cognitive, oltre a quelle digitali. Questa sinergia amplifica l'impatto di ciascuna di esse. Se per un verso computer e algoritmi consentono di elaborare e di progettare interventi finora non immaginabili sul patrimonio genetico, per altro verso la ricerca sui sistemi computazionali si ispira ai risultati delle neuroscienze. Pensiamo alle reti neurali, al machine learning o all'idea di impiegare modelli biologici come il DNA per conservare i dati. L'esito complessivo è tale da indurre trasformazioni riguardo a dimensioni che risultavano evidenti nello scorrere abituale della vita, ma che ora vengono messi in questione. Quattro principali ne evidenzio. La crescente difficoltà a distinguere tra ambiti reali e ambiti virtuali. Lo sfumarsi dei confini tra quanto è umano e quanto è meccanico o artefatto e quanto è naturale. Il passaggio da una situazione di scarsità di informazioni a una disponibilità crescente e sovrabbondante di dati. E quarto, lo slittamento da una priorità attribuita alla sussistenza isolata delle cose e alle relazioni binarie verso la maggiore rilevanza conferita alle interazioni, ai processi e alle reti. Ricordo 2 anni fa in un congresso dell'Accademia, quando invitai quel folle scienziato giapponese Ishiguro, che si è costruito un suo clone che manda in giro a posto suo, e lui affermava, per noi un momento particolarmente problematico, che noi siamo l'ultima generazione organica, la prossima sarà una generazione inorganica. Un esempio di dove alcuni pensano si possa. Quindi possiamo osservare come questa nuova situazione richieda un ripensamento della nostra concezione di noi stessi. Chi è l'uomo? Qual è l'umano comune? Ripensamento delle nostre reciproche relazioni. Come socializziamo? Della nostra concezione della realtà, delle nostre interazioni con la realtà, ossia la nostra capacità di agire. E in particolare la comprensione di noi stessi che va affermandosi, pone così un accento prioritario sulla centralità dell'informazione. Nel mondo in cui siamo immersi, non ha più neanche senso porre la domanda se si è online o offline, perché attraverso la molteplicità di dispositivi con cui costantemente interagiamo e che comunicano tra loro, spesso anche a nostra insaputa, sarebbe più corretto dire che siamo on life, un neologismo che l'amico Foridi ha coniato per dire l'inestricabile intreccio tra vita e universo digitale. Ecco, di fronte a tutto questo non possiamo non porci la domanda, appunto, sull'etica. Quale etica? Si tratta di non limitare la nostra attenzione alla sola punta dell'iceberg, ma di prendere in considerazione, per quanto possibile, anche la sua base e ancor più ampiamente l'oceano in cui tutto l'iceberg galleggia. In questa luce non bastano concezioni superficiali. C'è bisogno
di intraprendere un nuovo modo di approccio anche culturale. E se la fede, come Paolo VI affermava, Giovanni Paolo II ha ripreso, non diventa cultura, cioè non si confronta con questi nuovi linguaggi, ovviamente resta non solo minoritaria, ma anche inefficace per il mondo. Allora, a mio avviso, due ambiti sono cruciali. Il primo riguarda il lessico, che noi in genere usiamo senza accorgercene, a proposito dei nuovi dispositivi, che è quello stesso che noi usiamo per gli esseri umani. Così i termini passano a designare entità o procedimenti dotati di una certa automazione. Insomma, si parla di robot che hanno esperienze percettive o cognitive, intelligenze collettive condivise nel cloud e persino capacità di prendere decisioni. Ma l'etica non può importare con disinvoltura nel proprio discorso termini che veicolano nozioni che distorcono la realtà. La stessa espressione intelligenza artificiale, a mio avviso, è pericolosamente equivoca, anche se non è facile da correggere o da sostituire, perché ormai è una delle formule ormai entrate nell'uso. Però per questo non dobbiamo perdere il controllo critico. Papa Francesco ha sottolineato la necessità di non rimanere invischiati in questo equivoco. Cito Papa Francesco nell'intervento al congresso della PAB: i termini occultano il fatto che, a dispetto dell'utile assolvimento di compiti servili, è il significato del termine robot, non dimentichiamolo, gli automatismi funzionali rimangono qualitativamente distanti dalle prerogative umane del sapere e dell'agire, e pertanto possono diventare socialmente pericolosi. È del resto già reale il rischio che l'uomo venga tecnologizzato invece che la tecnica umanizzata. A cosiddette macchine intelligenti vengono frettolosamente attribuite capacità che sono propriamente umane. Dobbiamo comprendere meglio che cosa significano in questo contesto intelligenza, coscienza, emotività, intenzionalità affettiva e autonomia dell'agire morale. I dispositivi artificiali che simulano capacità umane in realtà sono privi di qualità umane. Questo è Papa Francesco. Il punto nevralgico su cui attrarre l'attenzione è inoltre affermare che questi dispositivi sono privi di corpo. Sono fondamentalmente delle macchine computazionali che non possono elaborare solo flussi astratti di dati. Il fatto che noi percepiamo comportamenti o effetti di processi dotati di automazione, che noi abitualmente interpretiamo come l'esito di capacità intellettive, ci induce a trascurare che le macchine vi giungono attraverso processi molto diversi. Essi sono una imitazione delle apparenze. Anche quando sono muniti di sensori e attuatori, come avviene ad esempio con i robot, gli algoritmi lavorano riducendo certi aspetti del reale a codici numerici, escludendo un'infinità di dimensioni che invece la nostra sensibilità coglie e che sfuggono ai principi di una modellizzazione matematica. Quindi la trasposizione acritica sulle macchine di un linguaggio che è adeguato per gli esseri umani amputa e distorce ciò che il processo dell'intelligenza presuppone. Quest'ultima implica infatti un intreccio indisgiungibile con il desiderio che si radica nella corporeità, con i suoi relativi vissuti e con la sua dimensione a un apprendimento multisensoriale non sistematizzabile
dall'ambiente esterno. Per dirla semplicemente, un autore, Damasio, cervello e corpo sono nella stessa barca e insieme rendono possibile la mente. Noi cristiani abbiamo scommesso sull'incarnazione. Paolo si scontrò ad Atene contro coloro che ammettevano l'immortalità del corpo, ma per loro la carne è una prigione, per noi il corpo è molto di più. Un secondo ambito riguarda la riflessione sugli esiti che le nuove tecnologie nel loro complesso esercitano sull'ethos condiviso. Non è saggio lasciarsi sedurre dallo svolgimento più preciso o più efficiente o meno costoso di alcuni compiti, concentrandosi solo sulla singola prestazione e perdendo di vista l'insieme. Così come non è sufficiente limitarsi a una pur necessaria educazione per sensibilizzare e istruire gli utilizzatori finali sul modo di impiegare gli strumenti disponibili. Infatti, come abbiamo visto, questi dispositivi sono molto più che strumenti e si plasmano il mondo e le coscienze. Occorre assumere responsabilmente questo tema che riguarda l'educazione umana, le qualità non tecniche della coscienza e l'amore per il bene della comunità, anche quando non se ne ricava un vantaggio. Esiste dunque una questione politica relativa al potere di legittimazione comunitaria dell'ethos dell'intelligenza artificiale che non va confuso con il potere di distribuzione dei suoi vantaggi individuali e astrattamente funzionali. In altri termini, non basta semplicemente educare le singole persone a un consumo critico dei prodotti tecnologici, né limitarsi a ragionare sulla sensibilità morale di chi fa ricerca e progetta sistemi e algoritmi affidandoci ad essa. Occorre invece lavorare per creare corpi sociali intermedi che assicurino rappresentanza alla sensibilità etica degli utilizzatori in tutte le fasi del processo. Si tratta, insomma, di evitare di assegnare un ruolo dogmatico e dirigistico sia al totalitarismo politico sia al liberismo tecnocratico. Stiamo iniziando a intravedere una nuova disciplina che riguarda lo sviluppo etico degli algoritmi, o più semplicemente algoretica. Domani il professor Benanti credo ve ne parlerà abbondantemente. Rimane aperta naturalmente la ricerca di come realizzare tali obiettivi. E questo è il terzo passaggio che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Quindi, come nel momento analitico occorre favorire uno sguardo ampio e complessivo, così sul piano etico non è sufficiente circoscrivere l'attenzione al controllo dei singoli dispositivi. Una visione ristretta e parziale ci porterebbe a un richiamo astratto e generico al rispetto dei diritti soggettivi, della dignità della persona e quindi di quei principi che la dottrina sociale della Chiesa ci mette molto opportunamente a disposizione, come giustizia, solidarietà e sussidiarietà. Questi principi mantengono certo tutta la loro validità, ma la complessità del mondo tecnologico contemporaneo ci chiede uno scatto creativo, ci chiede di elaborare una interpretazione che da una parte sia sufficientemente precisa e dall'altra possa renderli incisivi sulla concretezza delle situazioni. La domanda è: cosa vogliamo davvero potere? E tutto quel che possiamo, è possibile farlo? O è bene farlo? Vanno garantite anzitutto la dignità e la libertà delle persone. Abbiamo visto che il nuovo livello
dell'intermediazione tecnologica cosiddetta intelligente tende a comprimere, se non ad escludere, le valutazioni del singolo, cortocircuitando così quella fondamentale espressione della sua dignità. In questa fase appare ormai chiaro che l'umano è condizionato in modo da assecondare il dispositivo di intelligenza artificiale molto più che il contrario. È il dispositivo stesso a plasmare l'utente come degno e libero di farne uso. Il feedback caratteristico dell'intelligenza artificiale è appunto l'alimentazione e la sofisticazione di questo meccanismo selettivo di conformità sociale al dispositivo. Si mantiene così un circolo costrittivo che, con lo scopo di condizionare e dirigere i comportamenti, trae vantaggio proprio dall'inconsapevole assoggettamento dell'utente che lo alimenta. Questa problematica esige un nuovo paradigma per l'inquadramento della eticità praticabile in tale ambito. Tra l'altro, osserviamo come giunga qui a un paradosso, il mito neoliberale, che, in nome della priorità assegnata all'autodeterminazione, conduce a espropriare l'altrui e alla fine anche la propria capacità di libera decisione, come sottolinea con efficacia Susanna Zuboff nel suo straordinario libro Il capitalismo della sorveglianza. Il compito che si profila perciò è di individuare modalità di monitoraggio che articolino diverse discipline per la ricerca condivisa di un'etica che sia effettivamente transdisciplinare, per usare il termine impiegato da Papa Francesco in Veritatis Gaudium. Occorre accompagnare l'intero percorso in cui intervengono le diverse competenze nell'elaborazione degli apparati tecnologici, quindi ricerca, progettazione, produzione, distribuzione, indirizzo individuale e collettivo. Etica by design. È una mediazione, a mio avviso, indispensabile, vista la capacità della strumentazione di intelligenza artificiale di determinare vere e proprie forme di controllo e orientamento delle abitudini mentali e relazionali, e non solo di potenziamento delle funzioni collettive e operative. Vanno esaminate dai diversi punti di vista le ricadute prevedibili dei singoli momenti del processo in corso, garantendo che sia il soggetto umano a mantenere il controllo della macchina, in modo da poter infondere al processo la propria impronta di significato. Va quindi evitata la sostituzione o la delega indiscriminata alla tecnologia. L'obiettivo è quello di assicurare una verifica competente e condivisa dei processi secondo cui si integrano i rapporti tra gli esseri umani e le macchine nella nuova era aperta dell'intelligenza artificiale. Questo è un compito che richiede disponibilità al dialogo e alla collaborazione. Non mancano segni su questo fronte. Un esempio interessante in questa linea ci è dato dai Ingegneri Senza Frontiere, l'organizzazione sorella di Medici Senza Frontiere. Essi propongono tra l'altro, di integrare nel percorso universitario discipline che introducano diverse prospettive e aiutino a comprendere le implicazioni degli artefatti tecnici nelle relazioni sociali e nella sfera politico-culturale. Considerando inoltre la famiglia umana nel suo complesso, dobbiamo avere cura di come possono essere rispettate le differenze tra le comunità e le culture. Da una parte, si deve evitare che l'intelligenza artificiale ne tenga conto solo in funzione dell'affinamento dei suoi dispositivi regolativi,
e dall'altra insistere perché sia garantito lo spazio di intervento, perché il soggetto comunitario possa determinare gli effetti collettivi di una automazione sofisticata e autogestita dei prodotti, delle funzioni e dei servizi. Certo, di diritto è giusto proclamare l'uguaglianza, la razionalità, la coscienza, la libertà come dimensioni paritetiche e universali della dignità e della legalità che riguardano ogni singolo senza distinzioni. Di fatto, però, le diversità non sono accessori all'umano, ma costituiscono componenti della sua esistenza reale. Ci sono diversità indesiderabili, deficit intellettivi, deprivazioni sociali, vuoti educativi, vulnerabilità sistemiche, ma ci sono diversità delle quali viviamo: la nostra rete familiare, la nostra dimensione religiosa, il nostro lavoro, il nostro habitat. Confondere queste diversità io credo sia scorretto, come ugualmente erroneo ignorare il loro handicap permanente o rispettivamente la loro funzione antropologica. Tale possibile confusione espone il discorso etico, giuridico e politico a una pericolosa astrattezza. E mi avvio alla conclusione di questo terzo punto. Va quindi favorito l'impegno a costruire modi di vita che non puntino all'eliminazione di ogni vulnerabilità, con l'intento immaginario di liberarci dalle nostre affezioni a vantaggio di un'organizzazione ideale delle cose, inseguendo una forma compiuta e perpetua di illusoria perfezione. È invece importante garantire lo spazio per il riconoscimento della fondamentale imperfezione propria dell'esistenza umana. Al contempo, la diversità degli individui va celebrata, come del resto anche l'autonomia responsabile della volontà, la nostra capacità di apprendimento multisensoriale, edificando così di stare insieme nella reciproca ospitalità. In realtà, la sberla decisiva ce l'ha data il Covid. Nel pieno della nostra tecnologia, un essere invisibile, neppure vivente, per di più parassita, ci ha messi tutti in ginocchio, persone e istituzioni, compreso la tecnica. E qui deve avere un ruolo importante anche la teologia, intesa come sapere critico dell'esperienza della fede cristiana. Oggi la teologia è quasi totalmente assente. Ecco perché la Chiesa non può parlare, perché non sa né cosa dire con il linguaggio appropriato e né come, quale linguaggio usare. La teologia potrà introdurre anche nel dibattito pubblico una riflessione che eviti l'appiattimento sui criteri operativi e funzionali che tendono a prendere il sopravvento. Occorre mantenere viva la ricerca nel pensiero, la ricerca del pensiero per una elaborazione antropologica umanistica che faccia valere il richiamo alla dignità umana in quanto istanza trascendente, cioè che non riduca il soggetto umano a quella parte che è effettivamente implicata nelle forme concrete dell'agire tecnico. Come del resto, la riflessione teologica può contribuire a un'interpretazione del limite e della passività non solo come ostacoli da abbattere, ma come dimensioni costitutive della relazione interpersonale e pertanto da includere in ogni attività umana, anche tecnico-scientifica. Se ci crediamo onnipotenti, davvero sbagliamo strada. In ultimo, vi ho accennato all'inizio a questa Call for Ethics. La Pontificia Accademia
ha sentito la responsabilità di organizzare un gruppo di appunto operatori in questo settore per scrivere un testo che credo domani potete chiederlo anche al professor Benanti, che renda, come dire, un servizio di accompagnamento alla intelligenza artificiale, e lo abbiamo espletato in tre grandi ambiti: in quello dell'etica, in quello dell'educazione e in quello del diritto. Tutta la dimensione della operazione dell'intelligenza artificiale deve essere innervata da questa triplice dimensione, sino al sogno che io personalmente conservo, ma non posso dire se non con sì una ingenua utopia, come è stato necessario per bloccare il pericolo nucleare un accordo di non proliferazione da parte di tutti i governi, come è stato possibile, dopo decenni di inascolto, arrivare a Parigi per un accordo tra tutti i governi per avere un clima che è comune a tutti. Così, a mio avviso, sarà indispensabile un accordo tra tutti sulle nuove tecnologie digitali, sull'intelligenza artificiale, perché quel che siamo riusciti a evitare con il nucleare, quel che cerchiamo di riuscire ad evitare nelle crisi ambientali, lo evitiamo appunto con una radicale distruzione dell'umano comune. Ecco perché, a mio avviso, la intelligenza cattolica, assieme a tutte le altre intelligenze, debba trovare una creatività, una generosità in più. Non possiamo rinchiuderci nel nostro circolo. L'intelligenza cattolica, quella delle diverse prospettive scientifiche, come anche quella della Accademia Cattolica, deve uscire ad incontrare tutta l'Accademia nel suo complesso, che non potrà non essere l'Accademia delle Università, dell'Universitas, di tutte le scienze, che in un rinnovato dialogo affrontino la responsabilità di poter offrire alle nuove tecnologie quel cammino antropologico che le salva da una dittatura che porterebbe alla sua distruzione. Dico a tutti voi, care amiche e amici della FUCI, che la Pontificia Accademia per la Vita e il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II fra qualche settimana daranno alla luce un appello di un gruppo di teologi rivolto a 100 teologi del mondo e a 100 intellettuali laici, sulla scia di Fratelli Tutti, perché ci prendiamo le nostre responsabilità su come rendere la fede una cultura, su come noi uomini dell'intelligenza, dell'accademia, dobbiamo spendere appunto questo talento in questo tempo perché porti un frutto importante umanistico sia nella Chiesa che nel mondo. Grazie della vostra attenzione e anche della vostra pazienza. In realtà siamo proprio noi a ringraziare lei. Prima di farlo nei giusti termini, vorrei ricordare all'Assemblea alcune norme tecniche.
tecniche. Chi vuole intervenire sarà smutato dall'host per prendere la parola e potrà farlo tramite una prenotazione in chat. Vi pregherei di fare degli interventi contenuti in 3 minuti al massimo perché sia possibile fare spazio anche agli altri. Ringraziamo per l'appunto dell'excursus storico e antropologico che ci ha consegnato, soprattutto per la centralità che ha mostrato nei confronti dell'informazione, dal nostro essere on life in un sistema computazionale alla parte più semantica. La ringraziamo infatti per la rilevazione della definizione come centrale. I termini infatti che designano le entità, il richiamo alle intelligenze condivise, alle capacità decisionali e quindi all'etica. Siamo felici dell'osservazione rispetto all'intelligenza artificiale come termine equivoco e quindi il significativo vocabolo robot che ricorda in realtà quanto sia rilevante l'intenzionalità affettiva e l'autonomia dell'agire morale. Non possiamo non ritenere importante anche il richiamo alla corporeità come segno specifico dell'incarnazione che permette la mente e profondamente anche interessati al secondo ambito che è quello dell'ethos condiviso, l'importanza data alle qualità non tecniche, la responsabilità e l'amore per il bene della comunità. Quando anche non se ne ricava un vantaggio. Quindi la legittimazione comunitaria che va oltre l'economicismo legato alla logica dei costi e benefici. La via che le rintraccia nell'algoretica tra totalitarismo e liberalismo e quindi anche i 3 principi chiave che ha voluto consegnarci, giustizia, solidarietà e responsabilità. Come risposta creativa e interpretativa a quella domanda fondamentale che è il cosa vogliamo davvero potere. Davvero siamo lieti di averla sentita anche parlare dell'esaltazione dell'imperfezione, della ricerca del pensiero per una nuova elaborazione antropologica e umanistica in chiave trascendentale. E così anche per il richiamo alla riflessione teologica come dimensione costitutiva della cifra interpersonale. E adesso vorrei cercare in un qualche modo di chiedere se ci sono degli interventi, se c'è qualche fucino o anche non che vuole per l'appunto desidera fare un intervento. Ok, cediamo quindi la parola a Stefano, vi ricordo davvero un intervento, degli interventi brevi. Grazie. Grazie mille, un saluto a Sua Eccellenza da Salerno. Una domanda, diciamo sì, una domanda e anche una piccola riflessione. Ovviamente lei nella sua grandissima relazione ha esposto quali possono essere i rischi di una digitalizzazione anche forzata, esagerata, quindi diciamo una qualcosa che è appunto un disordinato crogiolo. Ovviamente diciamo durante la pandemia quello che ovviamente noi giovani abbiamo visto appunto sulla nostra pelle è quanto il digitale possa offrire un qualcosa di positivo se usato bene, come appunto tutti gli strumenti della tecnologia che appunto lei ha citato. Le volevo chiedere, il digitale però, ecco, c'è il rischio che a livello anche della vita cattolica, della vita di fede, insomma, cancelli, ecco, quanto appunto il rischio che un digitale cancelli la sacralità o la percezione anche della realtà stessa è reale, insomma, anche il significato magari di qualcosa che
tipica della teologia e anche, diciamo, della nostra formazione, ripeto, se usato male. E poi, strettamente, diciamo, inteso nella sua relazione, lei ovviamente, diciamo, ha un passaggio molto bello che lei ha accennato, il fatto dell'elogio di questa imperfezione della tecnologia. Io credo, mi corregga se sbaglio, che questo è un concetto che oggi si può anche ritenere adattissimo anche a un discorso molto delicato, come può essere anche la maternità surrogata, l'utero in affitto, il cercare di oggi che ci si candida a trovare la persona, il ragazzo, il bambino che sia perfetto nei propri canoni, quindi un vero e proprio mercato. Ecco. Ma non magari soffermandoci su un qualcosa che è un argomento molto delicato, ripeto, magari desidererebbe un ulteriore congresso. Ecco. Quanto secondo lei in generale l'umanità è preparata, ma anche giovani, all'accettarsi all'accettazione proprio dell'imperfezione? Ecco, se c'è praticamente una guida, se c'è un suggerimento anche etico, culturale, che oggi il giovane ricercatore, il giovane universitario può perseguire in questa saggezza, se vogliamo, perché è una vera e propria saggezza quello che appunto uno può assurgere. Quindi, grazie. Devo rispondere subito o aspetto? Come preferisce, se allora, vuole raccogliamo gli interventi o... Raccogliamone tre. Facciamo nell'intelligenza normale tre, va bene. Omne trinum est perfectum. Perfetto, la ringrazio. Allora diamo la parola a Gianluca. Buonasera a tutti. Mi presento, sono Gianluca, neo eletto presidente del gruppo Fuci di Caltanissetta e studente di teologia all'Istituto Buttadauro di Caltanissetta. E l'ho ascoltata con molta attenzione, la ringrazio veramente per i tanti spunti che già comunque in anticipo alcuni li avevo letti, però ecco, soprattutto mi ha colpito tra i vari binomi che lei comunque ha fatto, sia la neuroetica, ecco, l'algoretica. E mi chiedevo, ecco, la cosa più difficile secondo me per un giovane è rendersi conto dei propri limiti, perché è come se hai in mano una Ferrari, ma deve saperla pilotare. Poi c'è chi magari ha il motore di una Ferrari e c'è chi ha il motore magari di una macchina meno potente. Come, ecco, saper canalizzare la propria libertà partendo dalla velocità con cui la tecnologia va avanti e quindi cercando di capire i momenti storici, quando frenare e quando accelerare, senza, diciamo, mettendo la marcia giusta. E su cosa, ecco, la ricerca deve mirare soprattutto l'attenzione all'interno delle, come dire, cercando di coniugare la fede e la cultura. Quindi questa era una delle domande che mi veniva subito in mente e cercando appunto di trovare un nesso anche con i riferimenti spirituali, quindi con... Certo. Grazie mille Gianluca, passiamo allora la parola a Marco. Sì, buonasera e grazie per questa opportunità. Ho ascoltato con molto interesse la sua relazione e mi è parso di vedere sia una ipervalutazione delle tecnologie digitali, delle minacce che portano, sia una loro ipovalutazione. Nel senso, appunto, ipervalutazione dell'influenza che può avere sull'umano, addirittura l'umano che viene influenzato dal tecnologico e non il viceversa come sarebbe sano, e dall'altra una ipovalutazione, cioè appunto le tecnologie digitali non hanno sensibilità umane, non hanno potenzialità umane, eccetera, eccetera, eccetera. Questa sorta di aporia, personalmente, ecco, la risolverei, ma ovviamente a lei pongo la forma di domanda, storicizzandola, ecco. Perché dietro mi sembra, mettendola con una battuta, ecco, sia vino vecchio in otri nuovi. Nel senso, il vino vecchio è quello dei meccanismi antichi, ecco, quelli sì, perduranti da secoli,
di dominazione e subordinazione in rapporti di potere che appunto vengono intesi così e non vengono intesi nel servizio. Quindi dietro tutto questo, questi otri nuovi della tecnologia digitale, c'è il vino vecchio dell'uomo che interpreta i rapporti in maniera non evangelica e quindi in rapporti di potere. E quindi mi sembra che il problema non siano le tecnologie digitali che sono il nuovo, ma l'uomo che è sempre quello, e quindi si sposta nella politica. Non è tanto la tecnologia che deforma l'intendere degli uomini che ne usufruiscono e cambiano senza accorgersene, ma sono gli uomini che sono dietro le tecnologie che hanno una visione di quel tipo, appunto. E lei parlava poi, e questa è la seconda parte della riflessione e la finisco subito per non rubare tempo agli altri, è la valorizzazione dell'autonomia del soggetto, appunto contro questa influenza negativa moralmente e eticamente delle tecnologie digitali. Ma storicamente la valorizzazione dell'autonomia del soggetto non l'abbiamo portata noi cattolici, noi ci siamo accodati dando però poi un grandissimo contributo. Quelli che davvero lo hanno inventata questa cosa è il liberalismo e l'umanesimo, quello che si svincolava da un certo tipo di cristianesimo. La seconda domanda, oltre appunto quella da ipovalutazione e sopravvalutazione, è: abbiamo gli anticorpi per valorizzare l'autonomia del soggetto invece che cadere in vecchi tranelli in cui fino a poco tempo fa, insomma, siamo sempre caduti? Bene, io comincio a rispondere allora. E tanto per iniziare, diciamo, ricomincio da Adamo ed Eva, perché questa domanda ci porta ad Adamo ed Eva. E cioè, il peccato originale non è la mela. Il peccato originale è la tentazione dell'uomo di mettersi al posto di Dio, di rifiutare l'imperfezione. La parte diabologia di questa è che è poi il dramma dell'umanesimo ateo, di cui parlava quel grande teologo di Lubbock. Il dramma dell'umanesimo ateo è quello di aver pensato che Dio avesse invidia del nostro potere. Quindi in questo senso, recuperare l'imperfezione che il Covid ci ha costretto a pensarla, quindi non è stato né Papa Francesco a predicarla, né qualcun altro a suggerirla, ma è il Covid che ci ha insegnato che siamo tutti fragili. Anche la scienza, che siamo tutti interconnessi, che non esiste la autonomia totale. In questo senso, l'uomo, nella sua imperfezione, tuttavia, possiede il grande dono della creazione, che è quello datogli da Dio, o meglio, non l'uomo, scusate, l'alleanza dell'uomo e della donna. Io non vorrei più parlare di uomo. Allora, perché l'uomo e la donna, nella loro alleanza, hanno un duplice potere, non quello di mettersi al posto di Dio, che è il peccato originale, ma quello di avere la cura della creazione, un potere reale che abbiamo dimenticato. E l'altro potere è il potere della storia, delle generazioni, quello che qualcuno dice fa dei figli. Il problema non è fare i figli, il problema è essere responsabili della generazione e delle generazioni. Noi oggi dovremmo riscoprire tutto questo. In questo senso, la forza della ragione umana e dell'intelligenza va recuperata nella sua totale autonomia anche dalla tecnica. Per questo io sottolineo: ritorniamo
a quel che il Signore ci ha dato all'origine e non lo tradiamo. Il soggetto, allora, va compreso certamente in questo orizzonte della creazione. L'uomo e la donna, perché così sono stati creati, non è stato creato l'uomo, è stato creato l'uomo e la donna nella loro diversità e nella loro unione. L'uomo e la donna devono tornare a guidare la storia. E all'uomo e la donna è dato il potere di guidarla. Non sono una fotocopia di Dio. L'uomo e la donna sono davvero signori. Debbono confrontarsi con Dio. E questa è la grande responsabilità che noi abbiamo. In questo senso, è vero, caro Marco, che la scoperta del soggetto, diciamo così, viene dalla Rivoluzione Francese, no? Benissimo. Grande patrimonio, del resto non dimentichiamo che anche Ciro, nemico di Israele, salvò Israele poi dall'idolatria. Quindi, oltretutto, questi nostri amici venivano dal cristianesimo. Tuttavia, noi oggi dobbiamo recuperare quel rapporto davvero virtuoso tra libertà, uguaglianza e fraternità. Perché purtroppo la modernità ha tradito tutte e tre. Di fraternità non se ne parla. La libertà è diventata iperindividualismo. L'uguaglianza è il dramma di un mondo che produce disastri proprio perché pochi ricchi, una marea di poveri. 130 poveretti che cercano di arrivare in Italia, tutti sordi al loro grido e muoiono nel mare. Ecco, in questo senso recuperiamo la libertà, la fraternità e l'uguaglianza. È un grande compito che ci viene chiesto. E in questo sono d'accordo allora che il digitale è molto importante, molto bello, purché, diciamo, l'uomo lo, come in tutte le cose, lo viva in maniera, come dire, critica, lo viva al servizio della fraternità, della libertà e dell'uguaglianza. Perché è ovvio, se oggi il capitalismo che sta cambiando volto non è più il vecchio capitalismo, oggi chi c'ha i soldi non sono i governi e neppure tanto le multinazionali. Oggi il capitalismo va riscoperto nel stretto legame con la gestione dei big data. Il riconoscimento facciale diventa un potere enorme sulla libertà, la fraternità e l'uguaglianza. Io vi posso dire che nell'incontro che ho fatto con il presidente di Microsoft e il presidente dell'IBM, nei nostri colloqui quando firmammo la call, uno dei problemi fu questo. E a me disse, capisco la riservatezza, il presidente di Microsoft dice: noi abbiamo bisogno di nuove regole perché noi, per esempio, di Microsoft siamo un'agenzia privata. E a me Trump ha chiesto a volte dei dati. Io non glieli ho dati. Ma un'altra azienda che magari può essere statale e dà i dati al governo può controllare tutto e tutti. Ecco perché allora dico a Stefano che è molto importante mettersi tutti attorno a un tavolo e sapere che tutti siamo imperfetti e che solo un nuovo tavolo comune può aiutarci. La comunità umana, io credo, non era preparata alla pandemia, perché più volte era stato detto, ma non gli abbiamo creduto. Oggi una possibilità di risposta è data dalla solidarietà.
e la Chiesa ha un compito enorme in questo orizzonte. E anche voi dell'Accademia, avete un compito cruciale nel dialogare con tutte le altre scienze. E vi l'ho detto, la stessa teologia. Purtroppo quello che sta accadendo, e poi chiudo, la tecnologia corre più veloce dell'umanesimo, della teologia e dell'antropologia. Ecco perché abbiamo da recuperare, e con urgenza, un terreno che senza l'apporto dell'etica diventa davvero problematico, diventa un nuovo capitalismo schiavista. Non possiamo aspettare. Non ho risposto a tutto, però mi pare di aver indicato alcune prospettive che chiedono a tutti noi una generosità di pensiero in più. Non possiamo più ripetere. E la Chiesa ha bisogno di una cultura cattolica creativa, non perché la cultura cattolica è diversa dalle altre, attenzione, ma c'è un'ispirazione negli cultori del Vangelo, c'è un'ispirazione che per certi versi ci dà una marcia umanistica in più, sì, questo sì, abbiamo una responsabilità in più. Grazie mille. Volevo chiederle se per lei può essere un bene continuare il dibattito con gli ultimi tre interventi. Sì, per me. Grazie mille davvero. Siamo un po' esagerati anche nell'amore. Allora lascio subito la parola a Marco. Io sentendo il suo discorso mi è venuto in mente, diciamo, due parole, tecnica e vita, o meglio, la tecnica al servizio della vita. Noi prima di questa pandemia credevamo che in un certo senso la vita fosse una cosa anche abbastanza scontata. E invece improvvisamente ci siamo trovati ad avere un numero di morti giornalieri e a cercare di andare avanti nella nostra quotidianità con un virus che ci può colpire da un momento all'altro. Io volevo fare proprio questa domanda, cioè la tecnica al servizio della vita con al centro l'uomo, cioè l'uomo ritorna ad essere centrale. Cioè, un insegnamento importante dalla pandemia è sostanzialmente che l'uomo deve essere centrale, perché in un'emergenza abbiamo visto che il capitale umano è la competenza, è la medicina, il sapere che è in grado di gestire le emergenze, e non per certi versi le macchine. Nei primi periodi avevamo bisogno di macchine per l'ossigeno, non c'erano i respiratori, non c'era niente, però è stato l'uomo che ha utilizzato la macchina come strumento per combattere la pandemia, non è stato il contrario. Quindi io volevo chiedere una cosa, forse una domanda, diciamo, un po' troppo forse profonda, complicata, forse troppo proiettata al futuro. Però mi è venuto in mente, l'uomo occidentale sarà in grado di imparare dalla pandemia qualcosa di buono? Cioè gli insegnamenti della pandemia li accoglierà? Oppure, pur di non ammettere di aver avuto torto fino in passato, continuerà negli stessi errori? Grazie. Grazie a te Marco. Passo la parola a Gloria. Innanzitutto la ringrazio per il suo intervento. Volevo chiederle, dal momento che abbiamo parlato di questa tecnologia che corre molto più velocemente rispetto all'uomo e quindi del divario che c'è tra il tecnologico e ciò che è propriamente umano, volevo chiederle qual è la posizione prettamente cattolica nei riguardi delle teorie transumaniste e postumaniste? Cioè tutte quelle teorie che non vogliono soltanto che la tecnologia potenzi tutte quelle capacità che l'uomo già possiede, ma che addirittura propongono
l'avvento di un nuovo tipo di uomo, il cui essere stesso è fortemente unito a tutte queste tecnologie, quindi la tecnologia che modifica l'uomo nei suoi aspetti più profondi. Bene, sì. Grazie mille, Gloria. Lascio la parola a Francesco. Mi sentite? Sì, Francesco. Buonasera, io sono Francesco, sono di Genova e oltre alla FUCI faccio anche un po' di servizio nella comunità di Sant'Egidio della mia città. E volevo chiedere, volevo fare questa domanda: quali conseguenze possono avere una tecnica senza etica come quella di oggi, in particolare sulle vite dei poveri e degli anziani? Sì, allora inizio con Marco. Dunque, io credo questo, che inizierei anche a ricomprendere il termine vita e anche il termine uomo. Io ricordo quando in una riunione qui con alcuni eminentissimi prelati proposi di includere nella Pontificia Accademia per la Vita, quindi il termine vita, e introdussi, dice, io ho bisogno che venga qui anche qualche esperto di robotica. Per la precisione, andai a visitare a Genova, caro Francesco, lì l'Istituto di Tecnologia, che era guidato dall'attuale ministro dell'ambiente, eccetera, e uno eminente mi disse, ma che c'entra la robotica con la vita? E la vita è diventata in realtà una dimensione che ci avvolge e chiede a tutti noi una ricomprensione anche semantica. Parlare di vita oggi deve farci venire in mente non la vita in astratto. Io vi esorterei a comprendere la vita come, che cos'è la vita? È la famiglia umana. O l'uomo, che cos'è l'uomo? È la famiglia umana dei popoli. Che cos'è la creazione? È la casa comune del pianeta. Allora, in questo senso, la centralità dell'uomo significa non la centralità del soggetto, semplicemente, tanto che noi cattolici nella tradizione filosofica parliamo di persona, non di individuo, ma io credo che oggi noi dovremmo parlare sempre di famiglia umana. E a me è sempre impressionante, quando parliamo di uomo, l'uomo è tutti, non qualcuno in particolare. Non solo perché siamo tutti connessi, non esiste un atto individuale che non sia legato anche agli altri. Voi tutti, io ero ragazzo quando sentivo l'affermazione che il battito d'ali in Brasile avrebbe procurato un cataclisma in California. Ogni nostro gesto è sempre un gesto sociale. Quindi in questo senso noi dovremmo recuperare la dimensione propriamente evangelica. Qui è un tesoro prezioso. Noi siamo universali per natura evangelica. E la biologia, la chimica, l'antropologia, la l'epigenetica, tutti ci vengono a confermare questa intuizione o questa prospettiva universale propria del cristianesimo. In questo senso, bellissima quell'affermazione di quell'ebreo, il quale diceva: chi salva un uomo salva l'umanità intera. Ecco, io credo che questa dimensione antropologica deve connetterci anche alla dimensione della tecnologia. Ed in questo senso, allora, se noi pensiamo in questa maniera universale,
il discorso del transumanesimo e postumanesimo contraddice in radice l'uguaglianza. Quindi è fonte in radice di disuguaglianza, perché chi può si potenzia. Quindi non, Habermas in questo, che è un pensatore, come voi sapete, post-marxista, Habermas in questo è chiarissimo. Cioè il transumanesimo e il postumanesimo sono due prospettive che sono a parte radicalmente atee, ma sono radicalmente antiumane nella prospettiva della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità. Che ci sia bisogno di un uomo nuovo, siamo tutti d'accordo, e purtroppo la debolezza della nostra antropologia lascia spazio a queste illusorie prospettive antropologiche. È il vuoto di pensiero, anche cattolico e laico. Qui stiamo purtroppo in deficit ambedue. Per questo io insisto su un'alleanza degli intellettuali, altrimenti la tecnica, che è più illusoria e può affascinare illudendo soluzioni impossibili. E in questo allora dico a Francesco, mi fa piacere di salutarlo, che questa concezione porta anche a dirigere la tecnologia per aiutare i più deboli e i più fragili. Personalmente, mi pare Martina, ricordavi la strana chiamata che mi ha fatto il ministro Speranza a presiedere una commissione del governo, non, di pensiero e non di gestione. Certo è un po' strano che uno di sinistra chiama un vescovo a ripensare la gestione degli anziani. Difatti ho ricevuto botte da una parte e dall'altra, però l'urgenza di salvare migliaia di anziani che erano messi al macero di fatto mi ha spinto, e non c'è dubbio che in questo caso le nuove tecnologie messe al servizio della salute del mondo degli anziani è un servizio eccezionale, enorme. Per questo attenzione a non disprezzare il digitale. Il digitale è frutto anche dell'umano. Il problema è non lasciarlo, come dire, abbandonato, non lasciarlo prendere la guida della storia e della vita. Ecco perché in questo, ad esempio, con il grande filosofo ebreo Jonas, che aveva intuito per primo il cambio d'epoca, di fronte al dramma dell'ecologia, Jonas scrisse il famoso principio della libertà, della responsabilità. E oggi, di fronte al grande problema della ricerca dell'umano comune, questo è quello che noi, ciò di cui noi dobbiamo dibattere con tutti i nostri amici universitari. Andiamo alla ricerca dell'umano comune, perché altrimenti una tecnologia prezzolata da un capitalismo interessato o da una politica assoggettata e rischia di essere davvero pericolosissimo. In questo io credo abbiamo e avete, anche come studiosi, come ricercatori, e avete una responsabilità enorme. Io ho partecipato volentieri a questo incontro domani. I tre relatori che conosco, tutti e tre, vi aiuteranno molto a delineare queste prospettive che questa sera abbiamo appena tratteggiato. Ed io in fondo sono anche, sono stato spinto dalla responsabilità
di svolgere una piccola funzione, però per comprendere come sia assolutamente urgente uno scatto di generosità intellettuale. Io non so se ho risposto a tutte e tre, però vi assicuro che questo vostro 69esimo incontro è davvero particolarmente propizio e vi chiederei davvero che si ritrovi un'alleanza tra le diverse discipline scientifiche, perché c'è una forte spinta alle specializzazioni, sacrosanto, ma le specializzazioni sono sempre parziali. E lasciatemi dire, in conclusione, che il vero dramma che noi oggi stiamo vivendo nel mondo è la mancanza di visione. La mancanza di visione. E io vi suggerirei di comprendere le due grandi encicliche, la Laudato Si e la Fratelli Tutti, come le due ante dell'unica finestra per la visione del futuro. La comune famiglia umana, molto diversa, ma sempre una, che ha la responsabilità di prendersi cura dell'unica casa, il pianeta che abbiamo nelle nostre mani. È l'unica casa che abbiamo, sono gli unici fratelli che abbiamo, tutti dobbiamo prendercene cura. Grazie. Grazie a lei davvero, grazie per averci ricordato che la cura della creazione insieme a quello alla cura della storia e delle generazioni è un potere reale solo se congiunto. Grazie anche per averci ricordato della rilevanza nel tornare all'origine per tradere e non tradire il rapporto reciproco tra uomo e donna, tra i principi della rivoluzione francese, anche per la tutela dell'autonomia e del confronto tra scienze e uomini per un nuovo umanesimo. Grazie anche per averci ricordato l'uomo nella sua definizione di famiglia umana dei popoli, la sua centralità per gli ultimi e il servizio ai fragili, la ricerca dell'umano comune come orizzonte da curare e tutelare. Grazie per anche aver consegnato proprio a noi. Questo ci sembra forse il motivo per cui noi siamo più lieti, perché ci restituisce il fatto che lei crede nella FUCI come aggregazione di studiosi e di ricercatori capaci di una visione. Vorrei ringraziare nuovamente tutti voi per la calorosa partecipazione, quindi Monsignor Paglia per aver saputo con sapienza e chiarezza restituire i tratti più vivifici dell'innovazione tecnologica nei suoi tratti politici e antropologici. Io prima di augurarvi una